Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di tre notizie ufficiali per quanto riguarda le calabresi. Adesso in questi giorni, nonostante diverse notizie siano state già registrate, voglio proseguire con il parlarne con calma e tranquillità perché, come dicevo, a me interessa poco poi darvele subito le notizie, ma diluirle poi nei giorni che vengono, secondo me è qualcosa che ci può stare. Ripeto, non sto lì a fare la corsa nel dirvi subito. E nei momenti in cui viene annunciato che abbiamo preso, eccetera, a me interessa parlarne, confrontare e basta. Detto questo, usciranno poi anche nel corso dei prossimi giorni, quando avrò tempo, il pagellone delle varie calabresi del calciomercato che ormai è terminato, però proseguiamo così nel parlare delle diverse ufficialità. E quest'oggi ben tre, in tre squadre diverse. Partiamo dal Crotone perché c'è un rinnovo di cui parlare. Festa, infatti, rinnova il contratto con gli Squali. Stiamo parlando di un portiere classe 92 che firma fino al 2023, quindi un ulteriore anno di contratto, giocatore che è in scadenza quest'anno e che la società, nel giorno tra l'altro in cui è nata la sua seconda figlia, il suo secondo figlio, gli rinnova il contratto, gli rescinde, no, gli rinnova il contratto. Un portiere che a Crotone ha sempre fatto discretamente, sempre disimpegnato abbastanza bene, giocatore di leadership, importante soprattutto nello spogliatoio e quindi assolutamente da non perdere da questo punto di vista qui, anche perché a differenza di giocatori quali Ben Ali e Molina che sono andati giustamente via, poiché non avevano più le motivazioni giuste, Festa è un giocatore che a Crotone vuole rimanere e anche perché le sue figlie sono nate e probabilmente anche la prima è abbastanza cresciuta anche a Crotone, quindi vorrà proseguire da questo punto di vista qui, nonostante poi ci siano dei compromessi perché anche quest'anno diverse volte ha dovuto fare il secondo di Contini, ha trovato spazio ma non con grande continuità. Sì, ha raccolto diverse presenze, molte più rispetto agli anni passati in cui era il secondo di Cordaz e ha veramente giocato con il contagocce, però ancora non è il titolarissimo inamovibile. È un portiere che se la gioca con i vari Saro, con i Contini, anche se è continuato via, e quindi questo è. Sono contento di nuovo perché, ripeto, un giocatore molto importante, soprattutto nello spogliatoio, per cui sicuramente rinnovo importante. Poi bisognerà poi eventualmente riparlarne della sua permanenza l'anno prossimo, perché poi non è un contratto che scadrà tra 4 anni, ma l'anno prossimo, quindi poi tra qualche mese ne riparleremo di un eventuale nuovo di Festa, però almeno per ora siamo abbastanza tranquilli. L'altra notizia invece in casa Regina, sempre in ambito portiere, c'è una cessione in Serie D e nello specifico tra l'altro nel girone I di Serie D, perché ufficiale lo Faro si accasa al paternò di Alfio Torrisi, operazione molto intrigante, portiere classe 1000, anzi scusate, portiere classe 2002 che quindi va in Sicilia al paternò in prestito secco, molto molto intrigante questa operazione perché il paternò è una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Una squadra che sa il fatto suo, Torrisi ha dato una identità di gioco ben precisa e la squadra la segue alla lettera. A parte questo ultimo periodo di leggerissima flessione, nonostante poi la vittoria col Citanova monumentale per 4-0 al Monreale Proto, però sta facendo un campionato in cui soprattutto l'ultimo periodo qualche piccolo basso, ma è sempre in altissime posizioni di classifica, molto vicino alla zona playoff e quindi veramente bene. Lo Faro può andare a fare questa esperienza in una squadra ben collaudata, non sarà semplice inserirsi, però giocatore giovane che è un prodotto comunque destro giovanile della Regina, giusto puntarci e fargli fare questa esperienza sperando un po' per il suo futuro e anche poi per la squadra che possa, per la società Regina che possa giocare con continuità, anche se non è così semplice inserirsi in una squadra, ripeto, già ben collaudata, che funziona già bene di suo. Non è semplice inserirsi, però speriamo possa ritagliarsi lo spazio che merita. Ultima notizia, ma non per importanza, è l'ufficiale permanenza di Carlini a Catanzaro. Tramite un post su Instagram, Carlini ha annunciato la sua permanenza a Catanzaro. Il Conte Max quindi non andrà via, nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano da Catanzaro, Viterbese, Potenza interessate. Ne abbiamo sentite di ogni da 3 mesi a questa parte che si parla di Carlini lontano da Catanzaro, così non è. Alla fine, nonostante cambio in panchina, quindi nonostante non sia più al centro del progetto come era con Calabro, anche dal punto di vista tecnico-tattico, perché sicuramente non si discute le qualità di Carlini che sono monumentali, un giocatore che ha dei colpi veramente importanti, nonostante
ormai abbia anche lui la sua età, perché è fattuale che ormai sia arrivato a una certa età, è un classe 86, ha ormai 36 anni, non è più un giovane, però è un giocatore ancora che in questi campionati può fare la differenza in qualsiasi momento, un giocatore che quei 40-50 minuti che gioca te li gioca alla grande, quindi può essere utilissimo per la squadra. Vivarini ha detto proprio questo e devo dire che mi accodo alle sue parole, alle parole del mister in questo senso, e alla fine sono convinto della sua permanenza. Detto questo, il contratto comunque scade nel 2022, quindi o si rinnova o si rinnova, perché il rinnovo non c'è stato, nel senso che Carlini rimarrà fino a fine stagione, però poi cosa faremo l'anno prossimo? Questa è una questione alla quale spero che si possa rispondere, perché ripeto, a livello attuale Carlini è comunque in scadenza, quindi rimane a Catanzaro, è concentrato sul nostro progetto. Vivarini sicuramente l'aveva convinto a restare perché è un giocatore che nel modulo del mister non trova spazio, ma che può essere adattato e che comunque può risultare utile lo stesso per la causa Catanzaro. L'unico discorso è: e la prossima stagione cosa si fa con Carlini? Lo mandiamo via, lo lasciamo andare via a zero? Rinnoviamo? Spero che si possano avere risposte pronte in tal senso prima comunque di giugno poi. Al di là di quali poi saranno gli obiettivi che la squadra riuscirà a raggiungere e quali no, quindi la posizione in classifica e l'eventuale playoff raggiunto o meno, dove arriveremo ai playoff, poi questo vedremo. Ma al di là di questo, io mi fermo. Quindi ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.